minuti qui a 8 km da Lucca a vedere Villa e il parco di Reale di Marnia. Dicono che sia il più bello d'Italia, non lo so se sarà il più bello, ma è sicuramente stupendo. Vi porteremo in giro per questo parco a vedere le sue meraviglie. Intanto iniziamo qui, dal Giardino dei Limoni, dove dietro di me c'è la fontana che rappresenta con due uomini il Serchio e l'Arno, i due fiumi più grandi della Toscana. Ok? Allora se avete voglia seguiteci. Parco sono quasi 16 ettari, è grandissimo e ora improvvisamente ci appare la vista incredibilmente bella del lago, con in fondo, sullo sfondo in fondo, la Villa Reale. E sullo sfondo i monti della Garfagnana. Lasciando il parco, salendo un pochettino, arriviamo ad ammirare la Villa del Vescovo. Chiamata così perché ai primi tempi apparteneva al Vescovato di Lucca, poi è stata annessa alla Villa Reale qui, e ora è ristrutturata dagli attuali proprietari. Qui dentro c'è un giardino all'italiana, tenuto non molto bene. E niente, mi hanno fatto il prezzo ridotto a patto che potessi anch'io ornamentare il giardino. E qua giù dove mancherà la statua ci starò io per una mezz'ora. Eccoci qui, ora questa salitina, dopo la Villa del Vescovo, ci porta a una sorpresa, un altro bellissimo giardinetto, in fondo la grotta di Pan. Pan era il dio dei pastori. E ora entreremo anche nella zona dedicata allo sport. Ecco, questo era lo spazio dedicato anche alla cultura e allo sport, si vede dalla piscina. Ora l'acqua è bassa per fare un bagnetto e anche fare dei tuffi. Però l'ambiente è suggestivo, anche gli spogliatoi, molto bello. Ed ecco da vicino la grotta di Panna, costruita intorno al 1500 per creare suggestione a chi veniva. Ora è un luogo anche di frescura e sia dentro che fuori vengono attivati, peccato allora, dei giochi d'acqua che lasciano a bocca aperta gli spettatori. Ora chiederò alla biglietteria se sarà possibile. Ecco questo l'atrio. Entriamo dentro. Per vedere proprio l'interno della grotta. Di fianco alla villa del Vescovo, che questa è la parte in restauro più accogliente, troviamo la cappellina ortodossa che andremo a visitare.
Ecco, sono arrivati sul davanti della cappellina ortodossa, purtroppo chiusa. Semplice. Ancora una veduta della grotta di Pan per arrivare al giardino spagnolo. Di ispirazione ispanica questo giardino. Ci accompagna delle scalette. E arriviamo al giardino spagnolo. Qui è tutto un dire bello, 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 veramente, guardate che spettacolo. Qui, 1º agosto, ancora le rose fiorite abbiamo. Giochi d'acqua dappertutto, proprio hanno preso ispirazione un po' dai giardini di Granada, per quello si chiamano secondo me spagnoli, perché anche Granada i giardini hanno tutti questi giochi d'acqua bellissimi. Abbiamo anche una turista americana. Where are you from, Miss America? Saliamo verso la villa, dopo vedremo il palazzo dell'orologio, entriamo nel giardino dei limoni. Anche qui possiamo vedere i giochi d'acqua. Abbiamo Giuseppina che fa il solletico ai piedi dell'Arno. Questo è l'Arno. E questo di qua è il cerchio. Questo vialetto ci porta al Teatro di Verzura, il più antico teatro al mondo verde. Qui ci vengono fatti tantissimi concerti. Questa villa in estate tutte le sere offre qualche spettacolo. Ed eccoci all'entrata del Parco Verde più antico d'Europa. Parco realizzato da architetti per rendere l'ambiente come un vero e proprio teatro. Qua giù c'è il palco del direttore d'orchestra. Qua sui posti per assistere allo spettacolo. E il palcoscenico con le statue dei teatranti. Dire meraviglia c'è poco. Accanto al palco c'è un meraviglioso vialetto. Quale ci porta dietro il palco del teatro. E qui possiamo entrare proprio dentro la scena del teatro, dove qui recitano. D'estate ci sono delle recite. Ora abbiamo un'attrice che sta parlando con un'altra attrice provando le scene. La palazzina dell'orologio si può definire un po' il museo della storia di questa villa. Qui la contessa Blanta aveva tenuto un po' tutte le cose a cui le teneva, a partire da dischi, da antiche riviste, da antichi cimeli, raccolte di oggetti dell'America e
Quindi andremo a visitare un museo, tra cui anche la sua biblioteca. Dopo il Palazzo dell'Orologio entriamo in un vialetto che ci porta al Teatro dell'Acqua. Che si trova dietro la Villa Reale proprio. Questa è la Villa Reale che dopo visiteremo. E qua dietro noi abbiamo il Teatro dell'Acqua. Andiamo a vedere i giochi dell'acqua ancora più da vicino. E ora ci apprestiamo a entrare dentro. Speriamo di riuscire a fare il filmato perché nel Palazzo dell'Orologio era vietato qualcosa, sono riuscito a fare di nascosto, cosa non bella, quindi non fatela voi, io l'ho fatto ormai. Ecco, Teatro dell'Acqua. E adesso entriamo. Altro ritratto che raffigura Gaudin, ministro delle finanze di Napoleone, al quale fu conferita la Legion d'Onore e successivamente il titolo di Duca di Gaeta. Dalla Camelia alla Magnolia, enorme, guardate che bello, e alla villa. Una panoramica a 180 gradi stupenda. Poi per finire prima di uscire non poteva certamente in un parco così stupendo mancare la Fontana degli Innamorati, eccola. Poteva essere un pochettino più bella, però questa, con tutte le meraviglie del parco, magari un pochettino più romantica. Dopo 3 ore e un quarto abbiamo girato tutto il parco, la Villa dell'Orologio, la Villa Reale e tutte le altre bellezze che questo parco regala. È un'emozione unica, lo consigliamo a tutti, ci ha emozionato tantissimo. È stata una meraviglia che la Toscana regala a tutti. Bene, fine della visita, speriamo che vi sia piaciuta. Ciao!